Da oggi 5 gennaio al via i saldi invernali in Abruzzo fino al 5 marzo, ribassi tra il 20 e il 50%. Il freddo e le spese di Natale fermeranno il popolo dei saldi? Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti e componente di giunta Federmoda. Presidente, oggi iniziano i saldi in Abruzzo dal 5 gennaio fino al 5 marzo. Con quali aspettative per i commercianti abruzzesi? L'auspicio è quello di cogliere la straordinaria occasione di rivivacizzare i consumi, l'altrettanta straordinaria occasione di rendere anche vive le vie e i centri delle nostre belle città. L'occasione anche per saldare le collezioni che purtroppo sono rimaste invendute a causa del ritardo della stagione invernale. Secondo i dati della Confcommercio, quanto si spenderà pro capite e a famiglia? Il nostro ufficio studi di Confcommercio ha confermato il trend dell'anno scorso, quindi con una spesa pro capite di 140 euro e una spesa a famiglia di 325 euro. Ci si mettono però, dicono le associazioni, anche Black Friday con i coupon e gli sms per prolungare ad arte gli sconti tutto l'anno con una concorrenza spietata. E auspichiamo che ci siano delle regole, perché noi siamo per stesse regole, stesso mercato. E voi dite acquistate in negozi di vicinato. È una sorta di crociata culturale che intendiamo fare, perché dobbiamo far capire al consumatore dell'importanza e del ruolo sociale dei negozi di vicinato e delle piccole botteghe. Presidente, come evitare saldi invece nel buio? Sicuramente io credo nell'onestà del piccolo commerciante. Se solo pensiamo che quando si acquista online si possono prendere più fregature, se solo pensiamo a quel prodotto che ci arriva a casa e che non si sa quante volte è stato restituito e quindi in mano ad altre persone. Quindi io sono assolutamente certa della onestà intellettuale dei commercianti che noi rappresentiamo, e perciò che dico al consumatore: rivolgetevi ai negozi di fiducia.